magia, previsioni, previsioni, previsioni. La previsione è che è lunedì e ci siamo già fatti due coglioni grossi come cocomeri. Previsioni, magia. Venite dal vostro cartomante. 6.000 euro una seduta e vi risolvo tutti i problemi. Ve li risolvo tutti. 6.000 euro una seduta da me per 10 minuti, 6.000 euro. E perché vi voglio bene. E a quel punto vi dirò che voi siete stati dei coglioni, siete diventati dei poveri cani e io ho in tasca 6.000 euro in più. E queste sono le previsioni. Non ce la faccio più a fare una vita così. Non fanno pari a chiamarmi. Mi chiamano, è un continuo. Panda al mare, panda a montagna, panda a cena fuori, panda a fare una giratina in campagna. Io non ce la fo più, Non fanno pari a chiamarmi. Panda da qualsiasi parte mi chiama. Ogni volta. Signore e signori, buona serata a tutti. Vi presento, noi siamo tre gemellini, Tizia, Caio e Sempronio. Siamo qui, siamo venuti per augurarvi buona serata. Vi saremo sempre vicini. Bravi, bravi. Salutate, ciao, Tizio, Caio. Sempronio, indovinate chi è Sempronio? Io sono Sempronio. Buona serata a tutti quanti. Ritornerò presto a farvi salire. È meglio una testa ben fatta che una testa piena. Nella vita bisogna avere la testa sulle spalle. Quella ragazza mi ha fatto perdere la testa. Vola in alto con la testa e stai con i piedi per terra. La politica non mi interessa, è affare del demonio. I politici giocano con la testa delle persone, mai giocare con la testa delle persone. I pensatori della politica si dividono in due categorie. Gli utopisti con la testa fra le nuvole e i realistici con i piedi nel fango. Signori, abbiamo fatto delle citazioni di Michael de Montaigne, Hans Keller, Bob Marley e George Orwell. Buona serata, buongiorno, buona giornata. Giornata lavorativa molto dura e anche molto pesa. Meno male ho trovato una persona molto gentile e dall'animo buono che mi ha dato una mano, perché se no da sola era un casino, non ce l'avrei mai fatta. Grazie, grazie di avermi dato una mano. Io senza di te non so, non avrei tirato fuori le gambe. Io spero di poter contare su di te anche domani, ma non lo so. Grazie. Ti voglio bene, spero di trovarti anche domani a darmi una mano, perché mi si prospetta anche domani una giornata molto dura. Ciao! Sì, tutto sommato sono contento, perché giornate come ieri su di me non hanno lasciato assolutamente nessun segno e questo mi tranquillizza perché è segno che posso tranquillamente gestire altre serate come quella di ieri e sono tranquillo perché mi sono risvegliato e mi sono reso conto e sono tranquillo.